La corrente misteriosofica orientale, il mistero del Graal. Già una prima domanda, che cosa sia il Graal, manifesta il mistero del Graal. Wolfram von Eisenbach lo indica nel suo Parsifal una cosa, più avanti una pietra e infine un calice. La cosa è collegata con il mistero del sangue di Cristo. Come calice, è la coppa che già esisteva all'ultima cena e che conteneva il vino di cui il Cristo disse: "Questo è il mio sangue". Poi la stessa coppa arriva nelle mani di Giuseppe d'Arimatea ed egli vi raccoglie il sangue che scorre dalle ferite del crocifisso. In seguito il Graal viene portato in Europa, compare in Inghilterra e può essere reso visibile alla tavola rotonda del re Artù. Successivamente esso forma il centro del castello del Graal. Il Graal viene indicato come cosa, è però al contempo portatore delle forze cristiche di resurrezione. Vogliamo provare ad avvicinarci al mistero del Graal illuminandolo da diversi lati. Secondo un'antica tradizione inglese, Giuseppe d'Arimatea era uno zio di Gesù di Nazareth. Era un ricco commerciante di stagno. Lo stagno veniva usato per produrre il bronzo e proveniva dalle miniere della Cornovaglia, la punta sud-occidentale dell'Inghilterra. Le navi delle popolazioni costiere del Mediterraneo arrivavano fino in Inghilterra per caricare lo stagno. Giuseppe d'Arimatea aveva una sede commerciale nell'isola di Avalon, sulla costa settentrionale della Cornovaglia, dove si ricavava e si commerciava lo stagno. Avalon si trovava in una pianura paludosa. Vi è la città di Glastonbury. Molto vicino, il re Artù aveva un castello che si chiamava Camelot. Quando Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue del Cristo nel Graal, venne rinchiuso dai sommi sacerdoti in una torre che poi venne murata. Nell'oscurità a Giuseppe apparve il Cristo. Gli portò il Graal che sommerge tutto con una chiara luce e che già soltanto guardandolo rinnova le forze vitali. Quando cadde Gerusalemme, Vespasiano venne a sapere del prigioniero nella torre e la fece allora aprire. Vespasiano era stato guarito dalla peste con il sudario della Veronica e quindi era ben disposto nei confronti del cristianesimo. Si trovò di fronte a un vecchio ancora vigoroso nella sua luminosità raggiante. Giuseppe d'Arimatea, dopo la sua liberazione, portò il Graal nella sua casa di Avalon, dove esso è da allora visibile soltanto per coloro che sono in grado di percepirlo. Sir Galahad, della cerchia della tavola rotonda di Re Artù, ebbe per esempio questa esperienza. Secondo un'altra tradizione, Giuseppe d'Arimatea era un ricco consigliere, cosa che non esclude il commercio dello stagno. Anche secondo questo racconto, egli venne rinchiuso in una torre dopo la resurrezione del Cristo. E anche qui il Cristo gli appare e gli disse: "Tu devi avere nelle tue mani il segno della mia morte e custodirlo. Lo potranno avere coloro a cui tu lo darai". In questa tradizione il Graal viene indicato come segno. Un segno indica qualcosa, rappresenta qualcosa di cui hai immagine. Il Graal è dunque più di un semplice calice materiale. Secondo l'ultima tradizione che abbiamo ricordato, Giuseppe, dopo la sua liberazione, fonda con il cognato Bron e i figli di lui una comunità in cui possa vivere il Graal. Prima vanno in Gallia, poi Bron porta il Graal ad Avalon. Resta la stessa immagine, quella della coppa con il sangue di Cristo che migra da Oriente a Occidente. È sangue che porta le forze della resurrezione. Chi guardava il Graal ringiovaniva e per una settimana non poteva morire. Un'ulteriore immagine del Graal è la seguente. Il Graal era una pietra nella corona di Lucifero. Durante la lotta che avvenne in cielo e di cui ci parla l'Apocalisse, Michele con la sua spada fece cadere la pietra della corona.
Essa cadde sulla terra e fu lavorata in una coppa che era nelle mani della regina di Saba, la sposa del re Salomone. Attraverso Salomone la coppa giunse a Hiram, il costruttore del tempio, e per suo tramite giunse in possesso di Giuseppe d'Arimatea. Servì come calice durante l'ultima cena e poi per raccogliere il sangue del Cristo. Successivamente il Graal venne portato da angeli nella Spagna settentrionale. Di nuovo troviamo frammischiati eventi fisici con eventi spirituali. Rudolf Steiner accenna al fatto che la pietra della corona di Lucifero è un essere angelico che era rimasto fedele alla sfera solare e che aveva fatto il sacrificio di scendere sulla terra con gli angeli luciferici, per ispirare coloro che erano nella condizione di poter penetrare il mistero del Cristo cosmico. Il Graal, questo essere angelico, era visibile solo per gli iniziati cristiani, e ciò sia prima sia dopo il mistero del Golgota. Il Graal rinnova tutte le forze eteriche della sfera degli eteri solari. Esso agiva laddove, come ci viene indicato nelle conferenze sull'eterizzazione del sangue, l'uomo dalle pure forze del cuore sente l'entusiasmo per i mondi superiori. Tale essere angelico Micaelita viene sperimentato immaginativamente come cosa, come coppa che contiene il sangue eterico del Cristo che ha rinnovato tutta la terra. Rudolf Steiner ci ha indicato come la storia del Graal sia tra l'altro anche l'immagine dei seguenti fatti. Quando il Cristo abbandonò la sfera solare per incarnarsi in Gesù di Nazareth, lasciò nella sfera solare il suo uomo spirito, così come l'uomo quando muore lascia sulla terra il suo corpo fisico. L'uomo spirito, il corpo fisico spiritualizzato dall'Io, è una figura a cui avevano lavorato fin dall'evoluzione dell'antico Saturno tutte le gerarchie. Con lo spirito vitale, il corpo eterico spiritualizzato, il Cristo compenetrò la sfera eterica della Terra. Questa azione dello spirito vitale veniva percepita dalle popolazioni celtiche. L'io e il sé spirituale del Cristo si collegarono con i corpi fisico, eterico e astrale di Gesù di Nazareth al battesimo del Giordano e restarono in quella corporeità per 3 anni, dal battesimo alla crocifissione. Il sé spirituale è il corpo astrale purificato e trasformato dall'Io, il vello d'oro dei greci. Il corpo astrale purificato e spiritualizzato dal Cristo trasformò il sangue da rosso cupo, il colore che porta le passioni, a sangue color della rosa, contenuto nella coppa, e venne portato dal Cristo nel cuore degli uomini, da Oriente a Occidente, nel cuore dei primi cristiani, dall'Asia Minore fino in Gallia e in Inghilterra. La forza del cristianesimo primitivo colmava i cuori degli uomini che nel loro cuore accoglievano il Cristo. Nelle conferenze sull'eterizzazione del sangue, Rudolf Steiner descrive come, attraverso la grazia divina, nell'uomo salga una corrente eterica dal cuore all'epifisi e come da qui essa illumini il cervello come luce spirituale eterica. Solo in questo modo arriviamo a poter pensare pensieri spirituali. Altrimenti potremmo pensare soltanto a pensieri che derivano da impressioni sensibili e che restano ad esse collegati. Questo indica il Graal microcosmico dentro l'uomo, la luce dorata del sangue eterico che illumina il capo veniva percepita chiaroveggentemente come aureola dorata intorno alla testa, quando la corrente eterica poteva collegarsi con le forze eteriche del Cristo. Essa comparve come aureola nelle pitture medievali e diviene poi segno tradizionale per indicare i santi. L'aureola dei santi è dunque un ultimo ricordo dell'azione del Graal. Così ci si allontana poco a poco dalla mera parola Graal. Essa compare soltanto intorno al 1200.
e resta come immagine medievale per il cristianesimo cosmico, valida per tutti i tempi. Gli antichi misteri conoscevano e cercavano il Cristo cosmico, l'essere che dall'antico Saturno accompagna amorevolmente il divenire umano e che dopo la fuoriuscita del Sole, alla fine del periodo iperboreo, agisce dalla sfera solare. Questo avveniva direttamente, come nei misteri di Bernia, oppure attraverso un sapere relativo al Cristo, come nei misteri orientali. In particolare, Zarathustra, il fondatore degli originari misteri persiani, insegnava la via verso Aura Mazdaoth, la grande aura solare, via che passava attraverso la purificazione del corpo astrale oscurato dalle forze terrestri. Il sé spirituale veniva in questo modo compenetrato dalle qualità delle forze cosmiche del Cristo Sole. Si può dire che Zarathustra fosse uno dei portatori precristiani del Graal. Nel libro La guida spirituale dell'uomo e dell'umanità, Rudolf Steiner descrive come questa individualità sia preparata a poter sacrificare il proprio io durante l'incarnazione nel Gesù di Nazareth, proveniente dalla linea salomonica. Durante il battesimo del Giordano, egli lasciò le proprie spoglie terrestri all'essere del Cristo. Egli stesso divenne coppa del Graal per l'impulso cosmico del Cristo. Per lui valgono nel senso più vero le parole di Paolo: non io, ma il Cristo in me. E così anche il battesimo nel Giordano ci presenta uno degli aspetti del mistero cosmico del Graal. Se l'uomo inizia ad avere un presagio del mistero centrale dell'umanità, del mistero del Cristo, di cui il Graal medievale è un'immaginazione, risulta comprensibile come la cosa, indicata allora come Graal, fosse nota presso molti popoli in diverse figure immaginative. In un certo senso si può dire, con immaginazione del Graal, penetrò nella cultura occidentale d'attesa il frutto di tutti i veri misteri precristiani d'Oriente. Il filo rosso che passa per tutti i misteri post-atlantici dell'Oriente emerge nel Medioevo tra il 1150 e il 1230, cioè alla fine del periodo retto dall'arcangelo Raffaele. All'inizio del periodo di Raffaele, intorno al IX secolo, ebbe luogo storicamente l'esperienza di Parsifal. Alla fine tutto rifiorisce ancora una volta. Tutto ciò che è collegato con il mistero raffaelita di un risanamento dell'umanità dalla malattia del peccato, Anfortas. Un periodo del tutto particolare. Kshatra si trova nella sua tarda fioritura, i templari sviluppano il loro lavoro fecondo, l'amor gentile trova la sua fioritura poetica nell'arte dei trovatori, i catari si diffondono con il loro movimento di purificazione in favore della vita perfetta. Vi sono però anche le forze dell'ostacolo nell'Inquisizione che vuole distruggere questa vita pura e sottile. Tra il 1230 e il 1250 questa luce si va spegnendo. Nel frattempo è divenuto spirito del tempo l'arcangelo di Marte. Inizia la parte oscura del Medioevo. Soltanto spiriti forti come Tommaso d'Aquino riescono a portare nel mondo occidentale l'aristotelismo cristianizzato. Nominalisti come Abelardo e poco più tardi Ruggero Bacone, ispirati da spiriti arimanici di Marte, posero le basi per l'epoca moderna, per il materialismo e la tecnica. Nel 1250 apparve uno scritto di Ruggero Bacone, monaco francescano inglese, in cui egli prefigura un'immagine unilaterale, materiale ed esoterica del futuro periodo dell'anima cosciente, seguendo il motto studia la natura e fa esperimenti. Si potranno allora realizzare cose incredibili, dice Bacone.
Posso immaginare un carro che si muove a velocità altissima senza animali da traino. Vi sta seduto solo un uomo che preme una leva e via che il carro parte. Posso immaginare una nave che solca i mari a velocità maggiore di quella raggiunta con i remi. Un unico uomo all'interno della nave manovra una leva e la nave viaggia rapidamente. Posso immaginare l'uomo che vola come un uccello per l'aria. Egli sta seduto in un apparecchio con delle ali, come un uccello, e le mette in moto con particolari meccanismi. Le ampie immaginazioni del Graal appaiono fra il 1180 e il 1210, descritte da Robert de Bureau, Christian de Troyes e Wolfram von Eisenbach. Meno di 50 anni dopo appare la controimmaginazione di Ruggero Baccone, e descrive quello che sarà possibile realizzare con un diverso spirito dell'epoca, sotto l'ispirazione di Arimane. Il periodo intorno al 1200 era l'ultimo in cui il Graal poteva essere presentato nel suo aspetto medievale. Il mistero del Graal dell'Occidente era il frutto del periodo di Raffaele. Poi il Graal scompare dalla letteratura e alla fine viene analizzato filologicamente dai letterati. Il vero Graal, però, l'immaginazione dell'essere cosmico del Cristo, che si è collegato alla Terra, compare sempre di nuovo in immagini diverse. Gli antichi misteri orientali erano misteri della saggezza cosmica relativa al divenire dell'uomo, alle gerarchie e al mondo delle stelle. La parte più nobile di questi antichi misteri della saggezza veniva colta sinteticamente nell'immaginazione del Graal. Rudolf Steiner rinnova nell'antroposofia la saggezza dei misteri antichi, ormai divenuta decadente. Egli dice del suo libro La scienza occulta che si può indicare questa scienza occulta anche come scienza del Graal. Effettivamente, la scienza occulta è il libro moderno del Graal. Nel Medioevo, Christian de Troyes e Wolfram von Eisenbach si rifecero al grande libro del Graal, che rese loro possibile scrivere la storia del Graal con tutto il sapere cosmico-astronomico che vi è celato. Il grande libro del Graal venne scritto nell'anno 717, nel famoso bosco di Broceliande, da un monaco bretone legato al cristianesimo irlandese. Immerso nella meditazione, nella notte fra il giovedì e il venerdì santo, egli udì all'improvviso una voce come una tromba, poi un tuono, mentre la luce diventava intensissima. Dal maestro dei maestri, egli accoglie il libretto del Graal, non più grande di un palmo di una mano. Vi legge il proprio destino e il destino di tutta l'umanità. Egli è in grado di leggere il libretto grazie all'interiore veggenza. Poi ritorna nel normale stato di coscienza e ha il compito di cercare il libro del Graal attraverso la grande via, fino all'incrocio delle sette vie, passando da un vecchio campo di battaglia, sotto la guida di un animale fiabesco. Su questa via del settemplice sentiero, la via di iniziazione cristiana, egli ritrova il libretto e può tenerlo con sé fino al giorno dell'ascensione. Trascrive il contenuto del libretto su un grande libro e riesce a finire prima dell'ascensione del Cristo. Il grande libro inizia con la crocefissione e vede compiersi tutte le profezie dei profeti. Questo è poi il libro che ispira gli autori della saga di Parsifal. Per Wolfram von Eisenbach è nuovamente la descrizione della via di Parsifal, quale via di un'evoluzione futura dell'umanità attraverso il futuro periodo dell'anima cosciente. Un altro narratore della storia del Graal dice di Parsifal che sarebbe lui stesso la pietra della corona di Lucifero, fatta cadere da Michele. Si tratta di un'immagine che vuole indicare come Parsifal sia un iniziato solare. Rudolf Steiner disse a Walter Johannes Stein che Parsifal è una delle massime guide dell'umanità, più grande di Zarathustra, Buddha
Buddha e Sciziano. Gerard Born ricorda nel suo libro Il Graal in Europa come anche gli altri popoli europei avessero le loro immaginazioni del Graal. I Celti non avevano il calice, ma il misterioso cauldron, un recipiente del culto celtico. Rudolf Gross trattò lo stesso tema nel suo lavoro sul Silberkessel von Gundestrup, altrettanto misterioso quanto il cauldron, di cui non si sa dire con certezza se fosse esistito materialmente oppure fosse solo un'immaginazione. È il Sampo della Kalevala, anch'esso un'immaginazione del Graal. Quando nel racconto si parla di un recipiente di particolare qualità che va perduto, e che viene ritrovato soltanto dopo lunghe peregrinazioni, il tutto significa che la visione e la conoscenza della saggezza cosmica sono andate perdute per particolari aspetti dell'evoluzione e che vanno riconquistate da singole individualità con duro lavoro. Il Graal, quale pietra, quale altare dei sacrifici su cui giace l'ostia, ha avuto molte raffigurazioni. I monumenti di pietra delle civiltà megalitiche occidentali erano in un certo senso una materializzazione della scienza del Graal. I popoli nordici conoscevano il Graal quale falce lunare che abbraccia la parte oscura a mo' di calice con l'ostia. Un traduttore norvegese della saga del Graal de Christian de Troyes dice che del Graal nel secolo XIII nella lingua celtica viene indicato il viatico per il viaggiatore come Grael, noi lo indichiamo Garganda Greida. Qui si accenna indirettamente all'abitudine norvegese di lasciare agli incroci su grandi pietre del cibo per i viandanti, proteggendolo con pietre più piccole. Il nutrimento per il viandante, per chi si trova sulle vie dello spirito. È la saggezza cosmica che, come un Graal, ringiovanisce il mondo eterico e mantiene la vita. Con le nostre considerazioni abbiamo dunque cercato di approfondire il Graal quale immaginazione di un certo filone culturale, fino ai massimi contenuti degli antichi misteri orientali. Sotto l'aspetto del contenuto, l'antroposofia può essere indicata come il rinnovamento del Graal per le vie della coscienza moderna. Non solo la scienza occulta, ma tutta l'antroposofia che Rudolf Steiner sviluppò in 21 anni, dal 1902 al 1923, è scienza del Graal. Il Graal ha nuovamente trovato posto sulla Terra. Per l'inaugurazione dei nuovi misteri dell'avvenire, attraverso gli atti cultici della posa della pietra di fondazione, dovettero confluire nei cuori degli uomini anche altre correnti spirituali. La corrente dei Graal è quella che procede da Oriente verso Occidente.